37 anni e sembra ieri. Chi di noi non ha un ricordo legato al 2 agosto del 1980? Quella giornata sconvolse l'intero paese. Una esplosione alla stazione di Bologna provocò la morte di 85 innocenti. Ogni 2 agosto il ricordo della strage però non esente da polemiche. Ma quanto successo stamattina ha del clamoroso, dato che i parenti delle vittime hanno deciso di andarsene dall'aula del comune, dove era in programma la commemorazione ufficiale tenuta dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti come rappresentante del governo. Hanno addotto problemi di privacy per non darci nominativi. Non sono la procura o altri, le vittime sono quelli del 2 agosto, quelli che hanno avuto tutti i problemi di feriti, morti nel 2 agosto. Noi abbiamo deliberato di uscire dall'aula prima che il ministro Galletti prenda la parola. L'attentato di Bologna è una ferita ancora visibile in questa città e lo dico con molta forza, noi bolognesi la portiamo con noi, dentro di noi. Il 2 agosto del 1980 è di Bologna e dei bolognesi. I parenti delle vittime protestano per la promessa non mantenuta dal governo di dare seguito alla norma per la desecretazione delle carte del processo sulla strage e per l'inatteso stop all'inchiesta sui mandanti, una posizione ribadita nella manifestazione che si è svolta subito dopo davanti alla stazione. Siamo stati traditi da chi doveva stare al nostro fianco. Gli impegni presi non sono stati mantenuti. Coloro che ricoprono incarichi di governo non sono stati all'altezza del loro ruolo.